Come i nostri amici sanno, noi ci ripromettiamo sempre di commentare i fatti dell'attualità sulla base della realtà sociale, politica e civile, che è esattamente il contrario di quello che dicono i vari commentatori di tutte le possibili televisioni, emittenti, giornali, eccetera. Proprio ieri sera abbiamo avuto il piacere di assistere a un bel dibattito in cui c'erano parecchi intellettuali di massimo rispetto, tra cui c'era anche Giampiero Mughini, personaggio che io stimo in maniera particolare e lo stimo maggiormente quando parla. Però obiettivamente si gira sempre attorno alla questione senza entrare... C'è un background non molto favorevole, lotta continua, lui è uno dei lotta continua, lui ha sdoganato anche altre persone di estrema destra, è un personaggio notevole nel vero senso della parola. Va conosciuto tutto e vanno conosciuti anche i suoi libri. Certo. Quindi quella sua, diciamo, quella sua partecipazione come direttore di Lotta Continua, beh, obiettivamente lui ha dato soltanto il nome e questo è un atto di superiorità politica perché ha dato il nome pur disprezzando quella gente. Non è detto che lui sapesse chi era che si era inventato. Noi lo sappiamo oggi. Non lo sapeva anche lui, c'è ma può anche darsi di no. Non a caso ha fatto la carriera che poi ha fatto. Vabbè, è una carriera, carriera di opinionista. Non è casuale. Allora, magari i vari direttori di giornali avessero la tempra, l'intelligenza e la formazione di quell'uomo. Poi ci sono stati altri. C'è un altro interventista che è intervenuto in maniera piuttosto pesante, eccetera. Tuttavia, di tutte queste cose si resta sempre nella superficie. Ah, certo. Mentre quello che a noi interessa... Poi ti racconto che mi è successo ieri sera. Sì, allora racconta subito... No, vai avanti, non ti voglio interrompere. Allora, si è parlato anche ovviamente delle cosiddette giravolte di Giuseppe Conte. Ma nessuno dice... chi è realmente Giuseppe Conte? Così come nessuno dice chi è realmente questa strana ebrea che hanno messo a capo del partito sedicente clericale, perché il PD altro non è che la vecchia democrazia, organizzazione del partito clericale dell'area sinistra del partito clericale, quale si tramandava in certe aree d'Italia, che erano della Lombardia, da cui era venuto uno dei più significativi papi, che è stato Paolo VI. Non a caso veniva appunto dall'area riformista del Partito Popolare. Anche Pio XII era lombardo. Anche? Pio XII. Pio XII. Certo. Pio XII. Pacelli? Certo. Ma io no. Che fosse lombardo non lo so. E come no? Era della famiglia Pacelli. Era della Val Brembana addirittura. Della famiglia Pacelli. Certo. Che erano romani, come tradizione. Ma non venivano direttamente, come invece è stato Paolo VI, che era figlio di specifici esponenti dell'area riformista. Dell'area riformista, erano principi romani, Pacelli. Venivano sempre dall'ambiente finanziario. Certo. Tant'è vero che il fratello del Papa, vedi caso, era direttore di una banca. E se non vado errato, era direttore della Banca di Roma, anzi del Banco di Roma.
che poi si sarebbe trasformato in Banca di Roma. Allora forse Banco Santo Spirito, Banco Pio, di Roma. Con Pio XI, forse. Può anche darsi. Sì. Allora, sì, perché quello che dici te mi è ben giunto anche a me adesso. Vabbè, comunque non è un problema. I pacelli erano di Roma, certo. Abbiamo qui un articolo che è stato preso da 7 del Corriere della Sera. L'articolo, tra l'altro, è di Antonio Polito, che non è l'ultimo venuto. Ed è intitolato «Dottor Jekyll e Mr. Hyde, breve storia di Conte, il populista per caso che ora punta al centro». È un articolo di denuncia di una linea di tale Giuseppe Conte. Ma questo Antonio Polito altri non è che un personaggio che scrive a comando. A me non, infatti, non ha sempre dato del viscido. Scrive a comando per coprire. Cioè, in questo articolo in cui si parla delle strane giravolte di Giuseppe Conte, nulla si dice dei suoi antecedenti. E allora io mi limiterò a leggere alcune cose. Si chiama Lo schiaffo di massa, da non confondere con lo schiaffo di Anagni, e men che meno con lo schiaffo di Canossa. Ah, certo. Questi sono. Beh, lì c'è stato un bel po' di più dello schiaffo a Canossa. Vabbè, avevo... probabilmente è stato proprio gonfiato di botte per bene. Mazzolato, come si dice a Roma. Sì. Allora, il bello è questo, lo schiaffo di massa, cioè massa e massa carare, vigliaccamente assestato da un fanatico Novax, attenzione, fanatico Novax, all'ex premier Giuseppe Conte è solo un episodio, ma è carico di simboli. Come l'attentato a Berlusconi che con la statuetta, sì, no? Sì. No, quello lo capisco, eh. Quello c'aveva una statuetta. Che gli avanzava. Di un santo. Come ha visto Berlusconi? Gli hanno detto a Berlusconi, stai attento che ti famo fare la pelle. State buono. Vabbè, ma è carico di simboli. Rappresenta un po' la summa di quelle che un grande rivoluzionario Mao Tse-tung definiva le contraddizioni in seno al popolo. Ma adesso vediamo quali sono le contraddizioni, perché noi sappiamo come stanno le cose. E che oggi, applicate alla rivoluzione minore dei 5 Stelle, potremmo chiamare le contraddizioni in seno al populismo. Un discorso puramente vuoto. Sì. Perché? Per la semplice ragione, e noi lo sappiamo bene, che i 5 Stelle andarono al governo, vinsero le elezioni, perché sposarono le tesi di quelli che non volevano i vaccini. Tant'è vero che noi stessi andammo, vedi caso... Non solo quello, negavano tutto quello che è l'establishment copiando attuale. Copiando da noi. Ah, certo. Copiando, noi possiamo dire, perché questi qui hanno copiato... Perché hanno copiato? La rete dei cittadini. E perché hanno che copiato? Era, il programma era quasi totalmente proposto da noi. Esattamente. La quale rete dei cittadini era obiettivamente un movimento popolare. E rivoluzionario. Nato dal popolo. Laddove invece noi sappiamo perfettamente che i 5 Stelle era un'operazione di carattere puramente marketing, dietro al quale c'era un gruppo, sì, di... Il marketing, la società gestrice del marketing si chiamava Egg, uovo. Esatto. L'uovo, la origine, la nascita. Tant'è vero che nasceva dal culo. Ah, certo. Allora, i Novax sarebbero, quindi per Antonio Polito, sarebbero dei fanatici. Ricordiamoci che coloro che... gestiscono il potere in conto e per conto del potere clericale
i fanatici li bruciavano vivi, perché erano fanatici di religioni avverse al cattolicesimo, o per meglio dire al cattolicesimo professato da questi personaggi. Infatti, chi è questo Giuseppe Conte, che sarebbe un populista? Da dove viene? Dicelo tu. Dalla Nazareth. Da Villa Nazareth. Un crogiuolo nel quale vengono formate personalità da immettere nel circuito politico, possibilmente da posizioni dominanti. Certo che se Giuseppe Conte avesse iniziato a fare la politica da semplice adepto a un qualsiasi partito, si sarebbe fermato dopo i primi passi. Invece Giuseppe Conte è una creatura nata, cresciuta, allevata, educata sotto l'ala protettrice. Mi confondevo con Pio XI. Ah, te credo. Ratti. Paparatti, il famoso Paparatti. Non paparazzi, Paparatti. Paparatti. Sotto l'ala protettrice del cardinale Achille Silvestrini, il quale è stato proprio quello che gli ha dato il viatico quando Giuseppe Conte, dalla culla dove era rimasto fino all'età di circa 50 anni, è stato scaraventato con una santa catapulta al governo di questo santissimo paese. Gli altri curatori dei virgulti religiosi in questa villa, che non a caso si richiama alla storia narrata niente po' di meno che dei Re Magi, gli altri cardinali sono il cardinale Cicognani, il cardinale Casaroli, che assieme ad Achille Silvestrini hanno rappresentato la terna romagnola, con mio grande disgusto. Luciano Ratti, Ubi Banca. Sì. Quadro direttivo. Oggi. Sì. Milano, Lombardia, quadro direttivo, Ubi Banca, Luciano Ratti. Ex quadro direttivo presso Banca Ubi e Banca Argentia, Gorgonzola, Milano, Lombardia, Italia 71, eccetera, eccetera. Perché? Massimo Ratti, pensionato, Banca d'Italia. Ma guarda che strano. Carlo Ratti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma guarda che strano. Ma tutti i banchieri. Ma dicevano che Gesù era povero. Era povero. Ma allora che cazzo ci raccontano? Non solo, ma nato nella mangiatoia. Come lo sa molto bene Giuseppe Conte, che infatti è stato allevato in una mangiatoia. No? Sì, ma dove si mangiava quattro canape. Il più sano, quello più pulito, quello che faceva i digiuni, mangiava quattro ganasce, immagina Conte. Ma lui, Conte, è così perché ha imparato da Clare. Certo, da una buona insegnante. Oh. La curia romana, in particolare, la curia romana. Chiamali scirimi. Mentre il Tribunale dei Ministri lo indaga per aver agito poco e tardi nel chiudere la bergamasca. È stato scagionato, eh? Ecco, ma solito. È stata archiviata la frase. Ma come no? Allora, dobbiamo spiegare queste cose agli amici, se no gli amici sono talmente ingenui che queste cose non le sanno. Quando corrono delle voci e delle accuse, cosa fa questa magistratura così integerrima? Cosa fa?
si attiva, si attiva. Ipso fatto. E cosa fa dopo di che? Indaga? No? Mi ricorda un bellissimo fumetto di Iacovitti. Io per anni ho avuto i diari di Iacovitti. Sì, proprio Iacovitti si è messo a fare i diari. Però prima faceva i fumetti, che erano veramente... I diari dei suoi fumetti. No, era proprio il diario, si chiamava Diario Vitt, pubblicato dal Vittorioso. Esatto. E lì era il giornale, sì, ma era, anch'io la domenica. Non era quella... La domenica andando alla messa. Sì, ma non era accompagnata dagli amatori. Mi sorpresero andava i genitori. Messa, i genitori. Ti immagini se non andava alla messa? Vabbè, allora. Sorpresa dei suoi genitori. Ecco, mentre andava alla messa. Sì. Ti immagini? Vabbè, continuiamo. Allora, Iacovitti faceva una serie di fumetti che venivano pubblicati sul Vittorioso. Era un settimanale domenicale. Non era settimanale. Sì, ma usciva... Dopo. Ah. Il Vittorioso lo leggevo io nel 1946 ed era pubblicato dall'editore cattolico. Però lui era molto libero in questi suoi fumetti. Era libero nel senso che la sua critica era graffiante. E io devo dire che la mia formazione, l'ho detto più di una volta, l'ho anche scritto, la sua formazione mi è servita per capire il mondo. E ricordo che c'era un investigatore che si chiamava Chip. Come no? E aveva un assistente che si chiamava Gallina. A un certo punto arrivano in un posto dove il bandito era nascosto in una stanza. Allora Chip bussa e dice: c'è nessuno? E dalla stanza: no, dice, non c'è nessuno, ce ne andiamo. La metacomunicazione. Proprio. Esattamente. Ed è quello che fa la magistratura italiana, no? Certo. Quando corrono delle voci che danneggiano Sua Santità Giuseppe Conte, nativo tra la paglia, e ogni tanto c'era anche qualche filo di... qualche pagliuzza di fieno, a ciò che potesse mangiare anche l'asinello. Quindi dai sempre le briciole all'asinello, come raccontava appunto San Cristoforo da Betlemme. Allora Cristone da Betlemme. Era un noto cavaliere di sventure. Però il fondo più oscuro dell'elettorato che Grillo era riuscito a evocare suonando il piffero, lo sappiamo, della Vaffa, si è infine ribellato anche al suo governo. Ma attenzione a queste frasi. E si è di nuovo trasformato in Jacquerie. Pulsione anarchica, rabbia contro l'establishment, precedente establishment. Allora, questa rabbia contro chi è? Contro Don Achille Silvestrini, che l'ha inventato, o contro questo stronzo che ha fatto altro che eseguire gli ordini di Villa Nazareth? È lì Madre il Chiesa. Problema. Di Santa Madre Chiesa. Quindi di quella Santino. Governata attualmente dove il figlio di puttana di Bergoglio. Esattamente. E Bergoglio che qui non ti voglio, si sono dati i premi ieri reciprocamente. Il figlio di Bernardo Mattarella, il buon Bergoglio. Stanno dalla stessa parte, fanno parte della stessa troupe cinematografica, fanno la stessa sceneggiatura. Aio! Bella botta, Cazzo, è scoppiato qua. Sì. No, uno stronzo ha sparato. No, un botto. È esploso qualcosa. Ma... E può darsi che sia scoppiato un'auto elettrica. Ah, certo. È possibilissimo.
stato un bel bot, non era una spara. Come però non si vede. Allora sentiamo. Okay. Lui stesso forse non sa ancora che cosa essere. Ogni tanto questo Polito. Che... certo, è un multiforme aspetto. È dal multiforme aspetto, cangiante. Questo Polito non a caso scrive queste cose. E le scrive molto bene. Non so se però quello che è lui... cangiante lui o l'altro. L'esaminatore, cioè quello che... esaminatore scrive a comando. E lui agisce a comando. E scrive a comando sul settimanale del Corriere della Sera. Quindi non può che scrivere anche a comando. Anche lì il direttore a comando. Lui stesso forse non sa ancora cosa essere perché non sa che cosa era. Gli avversari l'hanno definito un volta gabbana. Lui. Per le numerose e clamorose piroette che è stato capace di fare. Capace? Dove? Ma è quella che noi la chiamavamo la lippa. Quella, sì. Una trottola. La lippa, che si giocava col bastone. Col bastone. Ah, sì, frusta. E gira. Ma era, non c'è era un'abilità, eh? Alla Madonna, me lo ricordo bene. La lippa, oppure chiamata anche... Nizza. No, lippa. Oppure chiamata Nizza. Nizza, oppure chiamata ancora, stavo per dirlo, Vienga. In Romagna chiamata Vienga. No, a Roma Nizza. Ma per voltare gabbana, cioè bandiera, bisogna averne una, attenzione. Giusto. E Conte non ne aveva nessuna. E te credo, l'hanno mandato lì, come un sacco di patate. Vai! Fa il capo di governo, vai! Ha sentito il botto lei. Quando è entrato in politica, più che altro lo si potrebbe definire, rubo qui un'immagine all'ex senatore Quagliariello, un situazionista, nel senso che adatta la sua politica alle situazioni in cui viene a trovarsi, non il contrario. È insomma un politico di un tipo del tutto nuovo, un post politico potremmo dire. No, non è un post politico, è un pre-politico, perché lui, come Andreotti, sono delle creature esattamente identiche e create, uno poi essendo pure il figlio, e l'altro, ma dal clero politico, della politicizzazione del clero, dal grande clero internazionale. Dal punto di vista sociologico, Conte è invece un perfetto esponente del tradizionale Partito del Sud. È vero, ma perché il Partito del Sud? Perché nel Partito del Sud, che si basa sull'utilizzo delle pensioni false, no? Del 5 per 1000. Dei soldi dati gratis col nome di... Non lo so. Come ha avuto il 5 Stelle il voto al Sud? Grazie? Alla pensione, al reddito di cittadinanza. A quello che era il reddito di cittadinanza. Che loro chiamano reddito di cittadinanza. Che non è reddito di cittadinanza. Assolutamente no. L'abbiamo denunciati per questo. Appunto. Hanno preso... la nostra piano. Frase reddito di cittadinanza che noi avevamo proiettato come proposta politica prendendola dal grande professor Auriti, ma aveva tutt'altro significato. Hanno preso questa frase perché era pertinente e tutta questa massa di teste di cazzo che fanno da contorno continuano ancora a parlare di reddito, non è reddito di cittadinanza, è elemosina elargita a chi va, che è elargita dal papato a chi andava a vedere il rogo degli eretici,
gli davano pure i soldi, se non ci andava nessuno. I sindacati non pagano gli operai per andare alla mega manifestazione da un milione a piazza, di persone a piazza San Giovanni. Pagate, poi viaggio, 50 euro. Offerta il pranzo e passeggiata per Roma. Mi dici un caso? Chi è che non verrebbe? Un masochista. Come si dice, un plaudente di Masoc. E che nella Seconda Repubblica ha invece usato come un taxi le due grandi rivoluzioni politiche, quella del 1994 con Berlusconi e quella del 2018 con i 5 Stelle. È verissimo, nel 1994 Berlusconi ha realizzato la sua rivoluzione piccolo e medio borghese, assecondando l'ideologia presa pari pari dagli Stati Uniti d'America secondo i suggerimenti di Peppino Craxi, né più né meno. E quella è stata obiettivamente una rivoluzione del ceto medio, non c'è stato bisogno di nient'altro, bastava guardare la televisione e capire come si doveva votare. Quando nacque Forza Italia, io partecipai a uno dei primi incontri all'Olgiata. All'Olgetta. Che era una delle basi fondamentali della costituzione del partito, perché una delle riunioni di costituzione del partito si fece proprio all'Olgiata. Che era il quartiere in molto America, molto tant'è vero che lì ci sono le ville da 10 milioni di euro, esatto. 20 milioni di euro, tanto che io ci ho lavorato dentro e so benissimo quella questione. Molti dei miei colleghi che vivevano, dei miei colleghi di lavoro, non di azienda, che vivevano all'Olgiata, erano molto What's America. Stavo dicendo una cosa, però mi è sfuggita. No, stavi parlando dei... Ho partecipato a varie riunioni costitutive, sì. di quelli che poi sarebbero stati i club, non mi sì. ricordo più come si chiamavano questi sì, club. Sì, è vero, c'è un nome strano. Quello che mi colpì molto e che mi fece immediatamente mollare la presa fu il fatto che io in quegli incontri incontravo le stesse persone che casualmente, siccome allora ero vice segretario del movimento del partito repubblicano di zona, ovviamente della sezione, certo. Di zona, avevo avuto incontri anche di un certo rilievo e di importanza con alcuni della DC, del Movimento Sociale, del Partito Comunista nell'arco degli anni, no? E lì in quegli incontri che ci furono propedeutici poi alla nascita del movimento di Forza Italia, ho ritrovato gli stessi personaggi che ritrovavo nel Movimento Sociale, nel PSI, Democrazia Cristiana e così via. Quindi a quel punto ho capito che c'era una ricostituzione su qualcosa che era l'emblema e il nocciolo duro di questo movimento, di questo nuovo... Che agiva su piccolo, medio borghesia. Sì, anche sullo stesso schema della destra sociale o del centrodestra sociale, diciamo così, ecco. Esatto. Consumistico, diciamo, basato sul consumo. Con una venatura di consumismo e di pochissimo populismo. Esatto. Allora, altre due cose che voglio leggere, l'articolo è molto più complesso, eventualmente faremo altre volte ricorso, però altre cose da leggere che sono ugualmente piuttosto importanti. Allora, c'è chi dice, Paolo Mieli ad esempio, lo ha scritto, che ora Conte potrebbe essere tentato da una nuova reincarnazione. Visto Paolo Conte sarebbe reincarnato, capito? Non i cardinali che gli dicono passo passo quello che deve fare, solo Conte. Visto che Elly Schlein,
gli sta togliendo l'ossigeno a sinistra che pensava di avere. Allora, questa donna, l'operazione è stata fatta per l'inserimento di quella tizia scema da tipo la Greta, tipo la Gredina. Ma la Greta, cioè, Greta è un altro discorso, poverina, quella è malata, questa no. Comunque è malata anche lei di mongolismo, sì, sì, ha sì. Una faccia da mongoloide, sì, anche lei, senza sono volere... agenti che direttamente o indirettamente agiscono per conto di Israele. Certo. E guai pensare che una donna politica, sia pure in formato lesbo, possa essere intelligente. Ma possa essere qualcosa di differente da una mandataria delle disposizioni dello Stato di Israele. Certo. Beh, insomma, certo. Cioè, è solo un cretino quello. Oh, tra l'altro... Un gredino. Sì. Un gretino. Tra l'altro è uscito anche fuori che la Schlein, che accusa chissà chi... Lo sai che significa cretino? Da dove deriva? Da Creta. Da cretin. Beh, che vuol dire cristiano. Cristiano. Povre cretin. Eh sì. Tant'è vero, il francese è chrétien, chrétien viene da chrétien, sì. E i chrétien erano quei poveracci che fecero quella rivolta populista e furono massacrati, che strano, eh? Di Chakiri, di Fidè. La rivolta dei cretini. Allora, dicevo, questa è Edi Schlein, che è stata vicepresidente della regione Emilia-Romagna. È una delle responsabili dirette dello scempio che è avvenuto adesso in Emilia. Però non è responsabile. No, critica è quello che fanno adesso. Lei, che era responsabile. No, lei quando ha assunto la carica, ha assunto anche la responsabilità di quella conduzione lì delle acque. Ma certo. Del convogliamento delle acque. Ma certo. E lei adesso dice di no. Io la impiccherei, fa schifo. Se fossi un giudice... La prima, per fare carriera, se non altro, la metto immediatamente alla sbarra. E la metto alla sbarra alla gogna, nella melma di com'è quel paese vicino a Faenza? Forlì? No, quello... Forlì Popoli? No. Conselice. Ah. Conselice, ancora c'è l'acqua. Nella melma alla gogna ignuda... Vuole schifare la gente a Conselice. Allora, siccome qui questi personaggi tutto fanno fuorché dire le cose come stanno, cerchiamo di dirlo alla luce di un avvenimento che tutti conoscono, ovvero sia la fine dei Templari. Che fanno passare come... La notte dei lunghi coltelli. Sì, ma i lunghi coltelli hanno fatto fuori i filo russi. No, e adesso lo dobbiamo dire. Ma anche lì ci fu la notte del... La notte del risveglio. Ah, adesso lo leggo. Ah, ecco. Ricordiamoci, tu giustamente hai citato un caso... Noi abbiamo più volte detto che Hitler a un certo punto, ritenendo di fare un'operazione geopoliticamente valida, invece era contro qualsiasi indicazione della geopolitica, ha attaccato la Russia e lì ha perso. Ha preso un fracasso di legnate e moltissimi poveracci tedeschi. Che belli in San Bernardo. Sono meravigliosi. E sono lo stesso piano mio. E ha beccato quello che doveva beccare, ma all'origine che cosa c'è? Se noi non conosciamo la storia nei suoi dettagli, non possiamo capire niente. Che fine ha fatto poi Hitler? Non si sa. Che fine ha fatto Napoleone? Si sa però. Napoleone sì. E il signor Zelensky che fine farà probabilmente? Ma bello, mi piaceva un bagno nell'acqua santa. Allora, un bel bagno nell'acqua santa. Allora, torniamo a noi. Non c'è all'origine. Non c'è due senza tre. Però. Esatto. Vai. C'è quel bellissimo film
che tra l'altro fatto da un grande regista, qual era Luchino Visconti, in cui c'è appunto la anche notte... lui con il suo vizietto, ma insomma geniale, no, geniale, come Pasolini, con il loro vizietto. Esatto. Il ruolo di questo film, pensateci bene cari amici, è stata un'ulteriore falsificazione, perché l'ha fatto passare La notte dei lunghi coltelli come un regolamento di conti tra SS e SA, le quali SS colpirono le SA perché erano froci. In realtà le SA, come dimostra soprattutto Röhm, gli scritti di Röhm, Röhm, si scrive Roem oppure Rom con i due puntini, con la D. Loro erano filorussi, ecco dove c'è stato il dissidio, ecco dove c'è stata la lotta, ed ecco le ragioni per cui Hitler, pensando bene di ottenere il plauso dall'Inghilterra, perché ancora credeva che l'Inghilterra facesse un gioco, come dire... La Russia è sempre stata alleata della Germania, per la maggior parte. Esatto, noi lo sappiamo perfettamente, abbiamo tutte le prove. Non a caso abbiamo questo libro di Metternich. Ma qui mi vorrei fermare, come dicevo, a un'altra questione, per riuscire a capire... Come si chiamava di nome? Leggilo. No, te lo dico io. Leggi. Clemente. Clementino. Clementino. Come la Clementina Forleo, che è sparita dalla circolazione. Clementino, dove sei? Però lei un po' di messa in scena la faceva. Ti hanno tacitato, Clementino. Un po' di messa in scena la faceva. E ma ci credeva forse anche. Beh, vabbè, ma insomma. L'hanno lasciato parlare, fosse stato un maschio l'avremmo già ammazzato. Allora veniamo a noi. Ma gli hanno combinato, hanno ammazzato i genitori in compenso, eh? Te lo ricordi? A Clementina Forleo? Certo. Non lo sapevi che gli hanno fatto una bella idea con quello. L'hanno fatto per un incidente fasullo automobilistico, sono morti tutti e due. Provocato, un incidente automobilistico provocato. Come dice, capito mi hai. A quel punto ho detto, vabbè, scusate tanto, me ne vado. Qui c'è la presentazione di un libro di Michele Raffi, Apologia dei Cavalieri Templari. Tra l'altro il povero Michele Raffi è morto suicida. Ma veniamo a noi. Un altro fatto che colpisce... Noi non ci suicideremo. No. Se ci danno per suicidi è perché per ci hanno suicidato. Sì. Se ci danno per suicidati non è vero. Ricordatelo. Venite a piangere sulle nostre bare. Sentite che cosa c'è scritto qui, perché sennò non si capisce. Un altro fatto che colpisce è che i processi dell'Inquisizione... Ma lì, il titolo qual è? La fine dei Templari. Ah, okay. In quasi tutti gli altri paesi pervennero a soluzione dell'ordine. Quindi non è vero che erano colpevoli. Ma furono condannati là... Perché ci avevano gli sordi! Gli sorda! L'aureo! Il loro che brilla, quello giallo che brilla! Gli dovevano rubare i soldi, come vogliono rubare i 32 milioni di ex case abusive costruite dagli italiani tra gli anni 60 e gli anni 80, esattamente, come me anche, che però costituiscono oggi un valore più o meno di 4.500 miliardi di euro da distribuire ai poveri, che fanno molto gola alle multinazionali finanziarie della City of London e di Wall Street. Ma per distribuire ai poveri, oh. Certo. Tutti ai poveri. I Cavalieri Templari vennero dichiarati colpevoli solo in Francia e nello Stato? Del Vaticano. Oh, della Chiesa. Certo, della Chiesa. Gli studiosi attualmente concordano che nel giudicare questa circostanza, le assurdità delle confessioni nel processo fatto in Francia ai Templari non possono assolutamente essere chiamati in causa per giudicare la vita spirituale e religiosa dei Templari prima del processo e nelle altre parti d'Europa. Ma guarda un po'.
Ma guarda un po', che strane coincidenze. Si guarda i processi alle streghe. Ma sai perché? Perché soprattutto i templari le loro ricchezze ce l'avevano a Parigi. A Parigi, c'è la famosa canzone. A Parigi. Di Montaigne. Sì. Allora, anche nel caso di queste confessioni, i processi delle streghe. Perché se la pigliavano con le streghe? Ne hanno ammazzate un milione, eh? Perché erano, sempre donne, erano donne emancipate e colte. Donne emancipate, preparate, concorrenti con la medicina ufficiale. Erano levatrici. Levatrici e concorrenti, ricordatelo sempre, con in la medicina nella ufficiale. Cura. Ma nella cura è esattamente quello che stanno ancora continuando a dire relativamente alle cure alternative e dello pseudo Covid. La loro è buona, la tua è falsa. Esatto. E sia della cura del tumore. È la stessa cosa. Risalire agli antichi significa capire i moderni. Si guarda i processi alle streghe. Anche nel caso di queste confessioni, solitamente prive di ogni valore, erigibili, tra fatica, cui per esempio... Che fatica che fanno quei San Bernardo, guarda. Ebbene, cosa è bella. Sta portando a sasso per farli camminare, sì, vedi? Sì. San Bernardino, tra cui per esempio la vera... Perché San Bernardo? Perché erano vicino al passo... Del San Bernardo. E si tenevano, erano tenuti lì da certi fratacchioni, sì, e li tenevano con una... vaschetta di whisky, no, di brandy. Di brandy oppure di Marsala. Tra cui, per esempio, l'aver viaggiato a cavallo di una scopa, l'aver copulato col diavolo. È del tutto vano cercare un substrato di verità a cui ricondurre le imputazioni. Non si può dunque trarre dalle confessioni di cui siamo in possesso testimonianza di una potenziale degenerazione o addirittura eresia dell'ordine templare. Semmai il contrario, semmai hanno accusato i templari di fare cose che i preti abitualmente fanno tra di loro. No? E c'era la famosa legge di Keplero. Cazzo in culo piace al clero. Vabbè. Questa è tremenda. Noi la dicevamo sempre negli anni 50 all'università. Lo so. Tipo il carme classico, sì, di come si chiama quella greca? Imenea. Si chiamava. Ce l'ho. Vabbè, non me lo ricordo. Ifigenia. No. Una cosa così. No. Sì. Va bene. Non ci portano a progredire in modo decisivo neanche le lagnanze e rimostranze sull'ordine da parte di pontefici e di altri dignitari. Abusi commessi dagli ordini cavallereschi erano già notoriamente stati stigmatizzati nel Concilio Lateranense del 1179 e nello scritto di Papa Innocenzo III nel 1212. Ricordiamoci che questi bravi ragazzi, quando presero Gerusalemme, ne fecero un bagno di sangue. Ma questo era... Faceva parte del gioco. Cioè. Poco tempo dopo Gerusalemme fu ripresa dal Saladino. 1240 circa. Che dimostrò in maniera molto chiara che si poteva essere anche tolleranti, clementi e intelligenti. Far convivere le tre religioni dominanti in maniera pacifica. Che sono ancora adesso in guerra. Singole espressioni di scontento non consentono tuttavia di per sé stesse a trarre conseguenze su quella che era la situazione complessiva dell'ordine. Oltre ad avanzare i ben noti rimproveri di orgoglio esagerato, superbia e avidità, i documenti pontifici stigmatizzano soprattutto l'uso disordinato dei privilegi pontifici, ma nessuno di essi contiene accuse d'eresia. Soprattutto Prutz è uno studioso tedesco, sottolinea
che l'unico motivo del malumore e del contegno minaccioso manifestato in alcune lettere da Urbano V e Clemente IV era il rifiuto dei Templari. Attenzione! Attenzione! Vai, vai. Lo dico tre volte. La vera causa era il rifiuto dei Templari di combattere contro Manfredi di Sicilia. Certo. È lì il discorso, cari amici, è sempre politico. No, del denaro finanziario, sempre un problema finanziario. No, ma anche politico, no? Il controllo della Sicilia. Certo. Sì, ma il controllo della Sicilia perché? Per speculare sulla ricchezza della Sicilia, che era un'isola ricchissima all'epoca. Non solo, era una speculazione di carattere geopolitico. Tant'è vero che, appunto, l'ho detto più volte e lo continuo a ripetere, noi abbiamo un dato storico importantissimo, che era quello di Federico II. Federico II, per contrastare il potere del papato, fu costretto a trasferirsi in Sicilia, cosa irregolare per un imperatore tedesco. Quindi c'è una strategia, attenzione, Manfredi era Altavilla? Manfredi di cosa? Uno dei figli di Federico II? Federico, sì. E l'altro era Corradino, no? Corradino, poi c'era Enzo Renzo, tant'è vero che Pascoli fece i canti di Renzo, perché Renzo, figlio naturale, ed è stato uno degli ultimi a combattere contro i Guelfi, fu catturato e fu tenuto prigioniero, vedi caso, a Bologna, simbolo del guelfismo che comanda, è sempre comandato a Bologna, dove è nato. In cui il PC non c'entra un cazzo, no. È solo una maschera. No, il PC c'entra come Valletto. Esatto. Valletto. Esatto. E a tutt'oggi continuano a far credere che il PD sia un partito derivato dal PC, invece non è vero, il PD è stato inventato da un cardinale Lercaro. Infatti i comunisti veri se ne sono andati con Rifondazione. Esattamente. Quelli che credevano davvero nel comunismo socialista, sì. Diciamo così. Ecco. Dobbiamo sempre rifare la storia. E qui c'è un testo fondamentale che voglio far vedere, ed è questo. Von Clausewitz, è questo? No. Questo è qui. E vi voglio leggere una cosa importante. Una cosa di molto importante da questo testo fondamentale che tutti dovrebbero conoscere. Che tutti dovrebbero conoscere. Cos'è, nel precedente l'Uberia? No. Vedo che c'ha i nomi in alto a sinistra. Nullismo o politica anonima. O udenismo o metafisica radicale. Scienza che ci spinge in territori che vanno oltre la metafisica, negando l'esistenza del pensiero e dell'essere, sintetizzabile in un assioma anticartesiano nella frase «non penso». Dunque è un contorcimento logico incredibile. Ma bellissimo, creato da un grande genio, Giovanni Papini. No, non penso. Dunque non sono. È chiaro, no, ma già non penso è un ossimoro logico. Esatto. Perché sicuramente già pensi perché esprimi un pensiero. Attribuibile oggi a Giovanni Papini, allora? Questo l'ha scritto Giovanni Papini in questa sua critica geniale e radicale della società contemporanea. Ma attribuibile anche, anzi affibbiabile, a questa Schlein.
Troppo bella questa sintesi logica. Sì, questo è molto bello. È nella logica della Schlein. Senti quello che dice quando parla, è nella logica della Schlein. E certo. Descritta da Giovanni Papini in un romanzo del 1831, l'oudenismo è un'invenzione del professore campano Caccavone. A proposito di Udini? No. E che pretende di avere superato le più moderne filosofie. Il professor Caccavone, per il quale metasofia è sinonimo di filosofia e si autodefinisce metasofo, inizia col contestare i risultati di un filosofo siciliano giunto anni fa alla riduzione estrema dell'antica e nuova metafisica, dimostrando la famosa equazione essere uguale pensiero, e gli contrappone la sua identità che vede l'essere uguale al nulla. Io sono andato più in là dell'idealismo siciliano e ho voluto analizzare i due termini che gli si industria di identificare. Questo famoso pensiero, al quale si può ridurre tutto l'essere, non esiste. È puro fantasma o semplice convenzione. Il ciclo eroico della filosofia moderna è compiuto. Il vero sinonimo, o meglio omonimo, dell'essere è il nulla. Noi non esistiamo, il pensiero non esiste, dunque nulla esiste. Questa è la metafisica radicale, o, se volete, un nome greco, lo. Il mio predecessore ha già dimostrato che il tempo fa diventare via via erroneo, cattivo e brutto ciò che a un dato momento sembra giusto, buono e bello. Giusto. Bello come Eli Schlein. Giusto. No? Giusto. Giustissimo. È solo una questione di soprannominata momento. Frankenstein. È solo questione del momento. Esatto. Gli errori d'oggi sono le verità di ieri, il bene d'oggi sarà il male di domani. Ciò posto, voi vedete la conseguenza. Se tutto, passando al vaglio della durata, diventa male, errore, bruttezza, cioè il Frankenstein, vuol dire che non c'è mai, in realtà, né il vero bene né il vero male, né la vera verità né la vera bellezza. Giustissimo. E infatti noi possiamo ben definire una la Schlein, una bellezza, una Franke Schlein, una quasi bellezza. E Franke, bellezza franca. Francese. Sì, certo. E per conseguenza i giudizi di valore non hanno più senso. Si torna al profondo motto del veglio della montagna. Nulla è vero, tutto è permesso. Cazzo, il veglio della montagna. Interpretato oggi da? Non mi viene, non lo so. Ma come? Qual è il veglio? Detto anche il bianco. Mattarella. Il bianco. Il Mattarella. No, della montagna. Dov'è la montagna? Non mi viene. Vicino a Roma c'è una montagna. Santoreste? No. Ci abiti il veglio lì? No. Dai, dillo te, non mi viene. Il veglio di Castel Gandolfo, no? Ah! Detto il bianco di Castel Gandolfo. È una forzatura, dai. Fra le cariche, come il veglio di Castel Gandolfo. Allora dai, vai avanti. Fra le cariche del professor Caccavone occorre ricordare quelle del docente della cattedra di storia degli errori umani alla scuola di Pompei e di logologia comparata alla scuola di Bosco Reale, presidente della Lega per i diritti dei vegetali, e ci sono adesso i diritti dei vegetali, membro di una commissione internazionale per la estirpazione del senso comune, considerato dannoso per la metasofia, vicepresidente della società protettrice degli eresiarchi, soprintendente dell'enciclopedia intersecolare. No, diciamo cosa sono gli eseriarchi.
e sono quelli che... Tipo Ario, ecco. Sì, sono i grandi capi delle eresie. Delle varie eresie. Eresie, che quello che questi chiamano eresie. Riti, superstizioni, come vogliamo. Commissario interino del Centro per la diffusione delle cognizioni inutili, cassiere della Società Nazionale per la vuotatura pneumatica, preside del Consiglio regionale per la repressione dei moti tellurici, direttore di un ebdomadario di politica metempirica. Diciamo cos'è l'ebdomadario, dai, la gente non lo sa. Come lo significa calendario? Io lo so, ma... Significa calendario. Calendario. Giovanni Papini, Caccavone in GOG. Quindi, cari amici, io vi ho letto delle cose relativamente a un grande del pensiero italiano, che io ho sempre apprezzato e studiato, Giovanni Papini, non a caso ignorato, perché se voi leggete tutti gli elenchi che ha scritto qui, che ho letto qui, capite perfettamente che il suo viatico sia avverato. Ci sono moltissimi personaggi che vengono presentati agli occhi degli attoniti italici come professori di questo nullismo. È chiaro, no? E poi qui dobbiamo parlare di un'altra cosa, perché è molto importante. Un po' come il dottor Balanzone, insomma. Beh, Balanzone, no? Beh, diceva Balanzone, no? Che era un dottore dell'Università di Bologna, tra l'altro l'università dove a medicina non si studiava anatomia umana, no? Perché non bisogna toccarla. No? E questa è la medicina, sì. Quella ufficiale è quella dove non si studia anatomia umana, e se no sapresti tante cose. Per quanto riguarda l'alternativa, erano le streghe, le bruciavano, questi stavano a posto. Abbiamo una facoltà di irrilevanza comparata e abbiamo una facoltà di scienze inutili, quelle frequentate da quelli che fanno carriera nel partito di Giuseppe Conte, le vedi caso qui, 5 Stelle, frequentatori, ma perché quei tipacci che dicono di aver fatto l'università e che gli hanno dato persino la presidenza della Camera, che credi che siano? Allora, vi leggo queste cose perché queste cose sono facilmente reperibili, perché il libro è questo, è stato pubblicato da Zanichelli. Ma perché poi praticamente qui abbiamo questa facoltà di irrilevanza comparata in cui si studiano queste materie. Dipartimento di ossimorica, urbanistica cigana, enologia musulmana, fonetica del film muto, istituzioni di rivoluzione, idrografia selenitica. Idrografia selenitica, cioè i fiumi della Luna. Ho capito. Oceanografia tibetana. Microscopia siderale. Oftalmologia gastrica. Spartanica bizantina. Istituzioni di devianza. Istituzioni di aristocratica di massa. Istituzioni di oligarchia popolare, storia delle tradizioni innovative, elementi di senescenza dei momenti aurorali, dialettica tautologica e eristica booleana. Booleana. Booleana è scritto. Vabbè, scritto boole, vabbè. Dipartimento di adimata o impossibilia, fortuna della lingua etrusca nel Medioevo, morfematica di Marte,
Storia dell'agricoltura antartica. Storia degli Stati Uniti nell'epoca ellenistica. Storia della pittura nell'isola di Pasqua. Letteratura sumera contemporanea. Istituzioni di docimologia montessoriana. Psicologia delle folle nei paesi sariali. Fenomenologia dei valori cromatici nella sindone. Storia della pittura paleolitica. Storia dell'agricoltura nel giurassico. Storia delle istituzioni familiari presso i templari. Anatomia delle tigri africane. Filatelia assiro-babilotonese. Ippica azteca. Tecnologia della ruota negli imperi precolombiani. Dai, no, parliamo d'altro. Terapia dell'aerofagia da impiccagione. Tratti pertinenti in rectofonia, e questo è il più importante. La rectofonia. La rectofonia, cari amici, da dedicarsi come omaggio al nostro amico Giuseppe Conte, da Villa Nazareth. Va bene? Concludendo, perché quello che ci interessa appunto è far capire come stanno le cose, alla luce della grande letteratura, ed è appunto di citare i personaggi più importanti. Abbiamo citato i templari, i processi ai templari, e adesso dobbiamo citare un ultimo esempio di come si trattano le genti, parlando appunto di Metternich, il grande Metternich. Clemente von Metternich. Buon Clementino, di qualcosa tu. Allora, io intanto per dipingere il personaggio dico che era un gran puttaniere. Ma faceva bene. Ci ha avuto 16 figli. Quanto lo invidio. Tre mogli, di cui mi sembra una o forse due morte di parto addirittura. Cazzo. Dopo tutto quel... Il travaglio, non è riuscito solo, insomma. È stato sicuramente, insomma, un grande puttaniere fino alla fine, praticamente, perché l'ultima moglie ufficiale era una ragazzotta, se mi ricordo bene. Ed è stato uno che ha frequentato i salotti bene di tutta Europa. Perché era uno introdotto. È stato anche. Anzi, era introdotto e introduceva. È stato anche. Come si dice? Esule in Inghilterra dopo che gli aveva fatto guerra per parecchie volte. È stato circa 3 anni in Inghilterra, poi a un certo punto, siccome già era vecchio, è morto, mi pare, a 86 anni. E già a quell'età lì era un ultra ottuagenario, quindi ovviamente per l'epoca era veramente un superstite della sua epoca, come è stato descritto poi ampiamente, perché gli ultimi incarichi di governo che ci ha avuto o di consulenza che ci ha avuto nei vari governi in quegli anni lì, negli ultimi anni di vita, hanno poi fallito miseramente, quindi diciamo si è perso nel vuoto, si è perso nella sua ideologia del contrappeso, no? dei poteri di contrappeso, dei trattati multilaterali continui, eccetera. Ha portato tutta una serie di pietre miliari che sono andate bene per quei 30-40 anni, dopodiché cambiando i soggetti, cambiando le posizioni geopolitiche, cambiando tutto quello che c'era da cambiare, emergendo nuove strutture, la tecnologia, l'industria, la grande industria inglese in particolare, ma non solo, anche nel Lombardo-Veneto, per esempio, no?
austro-prussiano. Austro-prussiano, diciamo, ricordiamoci. C'era il ferro lì, oh. Certo, la Brembana. Non a caso le nostre industrie belliche più importanti e anche, diciamo, tecnologiche, come per esempio la Brembo, che fa i freni per le Formula 1 di tutte le marche, e tutte le grandi automobili montano i freni Brembo, che è una tecnologia tipicamente italiana, come anche nella Val Brembana ci sono le case che costruiscono i migliori fucili da caccia, anche lì ce ne sono varie. E quindi prima di tutte? Franchi? La Franchi? Beh, certo. Anche la Franchi. Ma c'è anche la? A memoria così al volo non viene. Va bene. E comunque, per tornare al discorso e concludere, poi ti lascio la parola. Questa strategia... Bernardelli. Ah, Bernardelli, sì, certo. È una grande marca, ma la Franchi altrettanto. Che poi si accoppiano tra di loro. Sì, ma fanno le armi da tiro per gli olimpionici di tutte le nazioni, perché sono le armi più precise che ci sono in circolazione. La Bernardelli copia, ad esempio, la Colt, per dirlo. Su licenza, ovviamente. Certo. Beh, c'è anche La Beretta che è stata adottata come pistola per molte polizie americane, tantissime, perché anche è una pistola che non si inceppa mai ed è precisissima, oltretutto. C'è stato un momento in cui in Italia si vendevano le Colt della polizia americana a una cifra irrisoria, che erano state rilevate dalla Beretta quando la polizia di Nuova York adottò le Beretta. Ah, ecco. E in tutti i negozi di armi si trovavano a una cifra irrisoria queste 38, era una Colt 38. Niente, quindi tornando al discorso e concludendo, quindi il personaggio era sicuramente un fondamentalista diciamo intellettuale, perché non accettava contraddizioni di sorta da parte di possibili avversari politici, filosofi geopolitici, diciamo così, ecco. Fra l'altro aveva conosciuto anche i grandi personaggi inglesi, fra cui c'era William Pitt. E anche poi tutti i vari... Abbiamo conosciuti quelli che erano a capo della politica inglese. Quelli che contavano, certamente. E quindi ha avuto scambi e relazioni continue, ha poi sposato, diciamo, delle persone molto particolari, anche loro persone di un... Ricordiamoci che lui era principe, era stato nominato principe, certo, quando già era conte, quindi non era, parliamo di una genia di persone molto ristretta, ecco. Quindi certo, è chiaro che in quella genia di persone poi trovi anche quello che assurge a leader, quello che assurge a filosofo, a pensatore, ideologo e così via. E da lì, insomma, diciamo, si è creata poi questa discendenza di varie figlie, in particolare una che si chiamava, un nome francese, adesso non viene né, Bernadette mi pare. Non la conosco. La figlia di appunto, sì, di von di Metternich, è stata una che frequentava i salotti bene di tutta Europa. Certamente. In particolare ha abitato per lungo tempo a Parigi, dove ha introdotto i grandi musicisti austriaci, in particolare, e austro-ungarici in generale. Sì. E poi, quando seguì il padre, poi è rimasta vedova, credo lei, cioè non zitella, perché è morta poi anche abbastanza giovane, e la stessa cosa fece a Vienna, al contrario, cioè fece conoscere i musicisti e i pittori francesi in Austria. Importanza delle donne. Certo. È stato un personaggio importante, a livello del padre sicuramente. Von Metternich. Sì. Bernadette, mi pare che si chiamava. Allora io, a conclusione di questo libretto, vi leggo una cosa che ritengo
estremamente significative. Qui di documenti ce ne sono a iosa, io vi leggo soltanto una piccola parte, che è bene sapere, perché le cose tornano sempre, anche oggi noi viviamo in una santa alleanza. Questa santa, assolutamente sì. Questa santa alleanza è stata interrotta a un certo punto, perché nell'ambito della santa alleanza certi figli di puttana, no? Come quello che... La santa alleanza, individua in questo concetto quella parte di più o meno il 50% di italiani che si individuano nell'ideologia germanica, diciamo così, con tutto quello che ne consegue. E l'altra invece è quella che oggi si appoggia all'americanismo filoatlantico dell'impero britannico. Certo. E sono quegli schemi e quelle rappresentazioni dentro dei contenitori in cui dentro c'è l'ideologia, c'è la religione, c'è la moda, c'è la morale, c'è questa doppia identità italiana. Si suddivide prioritariamente in questi due grandi filoni. Ma poi c'è anche un'altra identità che dobbiamo sempre dire, almeno noi, cercare di vedere in ogni avvenimento politico l'influenza di ciò che l'Italia era in precedenza. L'Italia è stata disunita fino alla fine dell'Ottocento e l'epicentro di questa disunità è sempre stata rappresentata dalla Chiesa, la quale non ha mai voluto l'unificazione nazionale italiana, considerandola come elemento di grande inimicizia nei confronti del potere reale, concreto, del Sacro Scoglio. E ricordiamoci sempre che se c'è stato un processo unitario in Italia, questo è avvenuto perché è stato iniziato da Pio IX, il quale pensava di poter unificare l'Italia sotto il potere clerico vaticano. E veniamo alla lettura di queste due frasi di compendio della storia della Santa Alleanza. L'imperatore Francesco mi approvò, tuttavia, malgrado la naturale diffidenza che il trattato gli ispirava, decise di firmare il testo rielaborato, e ciò per motivi a cui io non avevo nulla da obiettare. Ecco la storia della Santa Alleanza, la quale, nelle intenzioni del suo autore, non doveva essere che l'espressione di una scelta morale, mentre agli occhi degli altri firmatari acquistò un diverso significato. Proprio perciò ad essa non compete nessuna delle interpretazioni che la faziosità politica le ha attribuito più tardi. La prova inconfutabile dell'esattezza di questa tesi si trova, secondo me, nel fatto che in proseguo di tempo nessun governo ricorse alla Santa Alleanza, a cui del resto non era possibile far ricorso. Pauline si chiamava la figlia, quella figlia lì. Sì, sì. Solo i partiti ostili ai sovrani hanno insistito su questo trattato, e giustamente, e se ne sono serviti come di un'arma per calunniare le più pure intenzioni dei loro avversari. La Santa Alleanza non è stata istituita per limitare i diritti dei popoli, né per favorire l'assolutismo e la tirannia in qualche forma, che comunque sono queste poi i risultati della Santa Alleanza. Essa fu solo l'espressione dei sentimenti mistici dell'imperatore Alessandro Russo e l'applicazione alla politica dei principi primo secondo
Alessandro II. Secondo, giusto. È quello che... Il padre... Beccò a quello che perse alla guerra di Crimea. Sì. È l'applicazione alla politica dei principi del cristianesimo. Ricordiamo la guerra di Crimea, hai nominato adesso. Perché fu condotta? Perché... 1854-55. La colpa fu data alla Russia, come al solito. La colpa fu data alla Russia. Che in effetti era in espansionismo netto. Ma sì, momento. Era in espansionismo. Come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, come anche il Giappone. Appunto. Siccome rompeva le scatole alla Turchia, e siamo sempre lì. A proposito, sono felice che abbia di nuovo vinto Erdogan. Sì. Perché è l'unica persona capace di garantire la pace. Fa da contraltare per l'uno e l'altro. È l'unica persona capace di garantire la pace sul Mar Nero. Essa sorse, questa è una conclusione importantissima, attenzione, essa sorse da un singolare miscuglio di idee religiose e di idee politiche liberali e sbocciò sotto l'influenza di Madame di Krüdener e del signor Bergas. Sono due personaggi tra il mistico e il politico, due trafficanti di media lega, agenti anche in Svizzera, attenzione, e che a un certo punto sono all'origine di tutta la documentazione. Ricordiamoci che la Svizzera è sorta ufficialmente nel 1848, sì. Dai modi europei del 48. Esatto. È da lì che si è staccata dall'Austria. Nessuno conosce meglio di me tutto ciò che si riferisce a questo monumento vuoto e sonoro. Dopodiché io chiudo perché, cari amici, ricordatevi, questi due personaggi qui citati sono dei personaggi che hanno avuto un secondo battesimo negli Stati Uniti d'America. E questo signore citato qui, il signor Bergas, è stato anche ambasciatore negli Stati Uniti, dove l'influenza di questo paese si è fatta sentire indirettamente in Italia. Andatevi a leggere la vita di Krüdener e Bergas, va bene? Madame Krüdener, ciao qui, tutto scritto in ogni caso. No, stavo dicendo... Come mai è scaturita questa guerra del 54-55? Perché l'espansionismo russo aveva trovato nella Turchia una forte resistenza. Era in crollo l'impero ottomano. Esattamente. E sì. Quindi avrebbe vinto facilmente nei confronti di uno scontro diretto al 1-1. Diciamo, certo. E quindi l'Inghilterra, per contrappeso alla Russia che si espandeva verso il Mar Nero e verso i pozzi di petrolio che già in quel momento lì erano cominciati negli Stati Uniti a essere interessanti, soprattutto perché chi era che ha fondato la prima compagnia petrolifera? Ghetti? No. La prima compagnia petrolifera nasce in Inghilterra, la seconda è quella di Rockefeller. Subito dopo arriva Rockefeller, c'era poi c'è il conflitto. British Petrol? Sì. No, c'era la cosa. No. Da esso stesso. La Sinclair. La Sinclair fu acquistata da esso e divenne una longa manus, soprattutto in Italia. E che è dietro all'omicidio di Matteotti, ricordiamocelo bene. Che aveva scoperto certi traffici del re d'Italia attraverso la Sinclair, e c'è tutto un giro che è inutile che oggi ne parliamo. Ma la perdita della Libia e la perdita della guerra in Libia è stata dovuta al fatto che Ardito Desio
mandato in esplorazione nel deserto negli anni Sahara, 30, attorno al 30-31, aveva trovato i posti. Appena sostituito Graziani, per capirci, aveva trovato i pozzi di petrolio in emersione addirittura. Certo. E quindi aveva detto, informato il suo mandante diretto, che era il Re d'Italia, ecco il perché era azionista della Sinclair, la famiglia, reale, per cui faceva gli interessi della famiglia e non quello dello Stato. Esattamente. Sto figlio di puttana del re del Sciaboletta. Esattamente. Il re Sciaboletta. Certo, adesso è chiamato Sciaboletta, è una bella vergogna. Vabbè. E allora niente, Ardito Tese, nonostante avesse avuto tutto quello che doveva sapere e l'ha riferito, ovviamente hanno sviato l'attenzione attraverso il delitto Matteotti. Esatto. In quegli stessi giorni. Matteotti comunque, che era stato in Inghilterra, avrebbe dovuto parlare in Parlamento svelando le trame del Re d'Italia. Ricordiamocelo sempre. Per cui Mussolini non c'entra proprio niente. Questi sono i fatti veri. Comunque aggiungiamo che poi il mondo intero è stato teatro di una guerra implacabile tra gli inglesi e gli americani. 28 nazioni belligeranti in Africa. Che cazzo ci andavano a fare per lo scatolone di sabbia? Ma era anche un aspetto geopolitico. Anche, ma molto certamente, minimo. Certamente. Estremamente minimo. A tutt'oggi i motivi del contendere in Libia, infatti, a Gheddafi l'hanno fatto fuori. Esatto. Per mille motivi, ma soprattutto perché gli italiani, mi sembra una delle aziende più importanti italiane di cementificio, che era, non mi ricordo più, una di queste importanti, vabbè, non mi viene, aveva trovato un lago sotterraneo e aveva fatto tutta una serie di impianti per il pompaggio di quell'acqua e ridistribuirlo nelle maggiori città libiche. E non si voleva. E avevano fatto delle condotte da 5 metri di diametro. E non si voleva. No, sono stati i primi a essere bombardati. Certo. Quella tubatura infatti, sono state le prime a essere bombardate, certo, dai francesi. Emancipavano emancipavano la Libia. No, intanto la Libia e poi l'Africa. E poi l'Africa in generale, perché questo lago era immenso, immenso, non so se 5.000 chilometri cubici sottoterra a circa 800 metri. E invece l'Africa deve essere dominata dal deserto. Poi infatti, come si diceva, quando piove nel deserto, nel Tukul si sta al coperto. Vabbè. E quindi niente, Ardito Desio aveva fatto giusto la sua professione, aveva dato le informazioni. Gli hanno dato lo sfogatoio, perché poi ha conquistato il K2, ricordiamocelo bene. Sì. Ho sentito una figlia intervistata in una trasmissione che parlava dell'episodio appunto della conquista del K2 insieme all'inglese, non mi ricordo più. No, che inglese? Sì. K2 è solo italiani. Ah sì? Sì. Lacedelli, Compagnoni Lacedelli e Compagnoni. Anche colgo l'occasione per dire che mio zio giornalista Max fu inviato come inviato speciale al Corriere della Sera e fece tutte le sue traversie per raggiungere ovviamente al campo base la spedizione e fare le prime interviste. Ieri sera Rai Storia, che ogni tanto fa delle cose interessanti, c'era Paolo Mieli che faceva l'intervista come al solito, no? E parlavano appunto dell'Everest, che fino al 1936-35 si chiamava in un altro modo. Everest era quello che faceva il cartografo, geografo, per conto della regina, e perché andavano, diciamo, come si dice,
incrementando la conoscenza del territorio e scannerizzando tutto dal fisico, perché volevano conoscere il territorio per eventuali operazioni militari contro la Russia o contro la Cina. E questa è la ragione per cui i tedeschi mandarono una spedizione. E certo, anche nel 1937. Sì, esatto. Esatto. Proprio per gli stessi identici motivi. C'erano tutti. C'erano i tedeschi, c'erano gli indiani, c'erano i russi, c'erano i cinesi e c'erano i tibetani, nepalesi e tibetani. Quindi era un crocevia mondiale in quel momento, perché e volevano... questa è la ragione per cui noi italiani pure siamo andati al K2. C'eravamo pure noi. Dopo, un po' dopo, ma insomma c'eravamo esatto. pure noi. Dopodiché, cari amici, noi vi salutiamo. Sempre so long. Sempre. So long. Laudetur priamus. Sempre. Io volevo parlare di un'altra cosa.